Siamo sempre qui al Circolo Velico di Fano, e nuovamente in compagnia di Daniele Della Santa e con noi c'è anche Silvio Montanari. E, allora, il Circolo Velico, oltre all'iniziativa del riuso, di cui ci dirai altri particolari in questa intervista è promotore anche di un'altra iniziativa sportiva molto, molto valida allora Daniele ci vuoi parlare di questa iniziativa? sì certo allora l'iniziativa si chiama è una regata praticamente si chiama over 50 nasce un po' più o meno come il discorso dei pannelli i pannelli erano da, <ride> da riciclare e qui ci siamo guardati siamo tutti grandi e allora abbiamo detto beh perché non facciamo una regata Siamoci che valorizza, valorizza il materiale umano cioè il materiale che siamo noi abbiamo detto beh facciamo una regata over 50 è aperta a livello regionale è aperta a tutti quelli che hanno una deriva e abbiamo avuto un buon successo abbiamo anche creato un circuito diciamo di eh, di iniziative che non è solo la regata mh, per se, fine a se stessa, abbiamo fatto anche delle, delle conferenze, conferenze sulla salute e, e lo sport. Eh, abbiamo fatto una mostra di quadri con Posi Neri. Sì. E, e quindi e, e perché utilizziamo la regata come momento sportivo, però affianchiamo anche un momento che è quello culturale perché è, è è un, perché è, è la cosa più importante cioè unire queste unire queste Componenti. Ora, il, fra l'altro, anche, anche il prossimo anno, questo è il quarto anno che, che la facciamo. Questa regata. l'anno scorso, fra l'altro, un primo dei classificati è stato Arcangeletti Paolo di, di 89 anni. Ci tengo, è il primo classificato, non è che ha partecipato? E basta, questo, questo manifesto 79, sì, eh beh, beh, 89, quello della, della regata dell'anno scorso. Il manifesto, sì. È, è, la regata dell'anno scorso, anzi, fra l'altro c'è anche il logo, il logo è stato fatto alla Cincentinoria, avete avuto sponsor. Ma la, la manifestazione praticamente è autofinanziata è a costo zero, ripeto: anzi, gli unici escono anche la possibilità appunto di fare della musica eh. e, e ci sono state molte, molte adesioni a, al progetto. Non è tanto lo sponsor come di solito, eh, è proprio accettano il progetto perché riconoscono che è valido. Mm, quindi, voglio dire, c'è la BCC di Fano, insomma, ci sono Casarredo, ci sono mo molti altri, um, cascioli, eh, delle biciclette che c c ci facciamo il primo premio, fra l'altro. E eh, 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 questa cosa eh, eh, devo dire che è stata anche riconosciuta e eh, abbiamo anche il patrocino del comune di Fano. Pesaro della, provincia di Pesaro, della provincia di Pesaro e anche della regione Marche che fra l'altro senza avere, voglio dire, ha riconosciuto la validità della cosa e ci ha proprio finanziato, ci ha dato un finanziamento anche piccolo però a noi è servito molto cioè, sì. però senza i versanti in Paradiso, nel senso eh, che eh, no. eh, questa è una cosa che ragazzi deve, si deve dire cioè, ci hanno chiamato, oh, abbiamo finanziato la regata perché è stata riconosciuta come valida e per noi è una doppia vittoria e poi in conclusione ci sarà anche una serata musicale con eh, Moltedo Aldemaro che è una un band abbastanza di jazz mm -hmm. molto conosciuta sul territorio anche a Pesaro quindi, quindi speriamo di fare la quinta speriamo venite 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 a partecipare si, si mangia, si, si, si diverte si va a vela e si fa un po' di cultura quindi penso che vada bene così diciamo che il menù è abbastanza completo allora invece qui abbiamo Montanari Montanari è un atleta ha partecipato alla regata dell'anno scorso classificandosi secondo e allora, Dici come è nata questa tua, da, da quant'è che coltivi questo sport? Da, da una vita immagino? Eh, io ho incominciato ad andare a vela a dieci anni, quindi quasi subito dopo la guerra, perché io sono abbastanza grande. Nell'80, quando sono rientrato a Fano mi sono iscritto a questo circolo e da allora stiamo, sto andando a vela e faccio le regate qui. Quando è nata l'iniziativa dell'Over 50 e sono stato ben felice di iscrivermi e ho cominciato a partecipare. E mi è andato sempre abbastanza bene perché la prima volta ho fatto terzo, poi ho migliorato, ho fatto secondo e quest'anno speriamo di fare primo. E il divertimento per me è grande quando vado a vela, anche se ci sono parecchi anni, e questo mi dà molta soddisfazione. Bene, eh, grazie e amici di Onda Libera un saluto. Bene. Un saluto, saluto a tutti, venite venite. <ride> un arrivederci. L Ultimo appello, il 6 di luglio faremo questa regata over 50, eh, è aperta. Venite pure. Eh, alla fine, no, beh, forse sì, riusciamo a fare anche una, un po' di pesciolini alla brace. Va bene, venite pure.